Una nuova stagione che si preannuncia positiva con quel trend di crescita che ha caratterizzato quella degli ultimi anni, ma purtroppo ancora sussistono quelle che sono le problematiche e le diverse difficoltà nella gestione delle terme lugiane. Siamo preoccupatissimi per questo stallo da parte della Regione Calabria e da parte delle due amministrazioni, perché il 31 di dicembre di quest'anno la Sateca dovrà chiudere i battenti. Non abbiamo nessuna notizia da parte della Regione per quanto riguarda la concessione delle acque termali. E quindi noi lavoratori siamo in sommossa. Siamo molto preoccupati. Ecco, quindi chiediamo al nostro presidente Oliverio di muoversi, di farci sapere qualcosa, anche perché noi lavoratori costituiti in associazione siamo la bellezza di ben 1.300 iscritti e stiamo aspettando notizie. Abbiamo anche avuto rassicurazione del nostro presidente quando è stato qui alle terme che avrebbe sistemato la situazione termale. Non ho più cosa dire. Siamo terrorizzati, siamo sconvolti. Andiamo a lavorare la stagione 2018 senza avere la certezza del nostro futuro. Si riparte con una nuova stagione, ma sempre e comunque con questa spada di Damocle, così come l'avete definita voi, su una situazione, che sembra non trovare fine. Non, cioè non è pensabile che un qualsiasi imprenditore possa fare degli investimenti importanti, perché adesso devono essere importanti gli investimenti, senza avere un periodo necessario per poter poi ammortizzare quelle che sono gli sforzi. Noi ci auguriamo che ci possa essere una svolta, perché il personale lo merita, l'azienda lo merita. E soprattutto la Calabria, in questo caso il Tirreno Cosentino, in questo caso le Terme Lugiane, lo meritano. Speriamo ci possa essere un riscontro veloce, importante e duraturo. Questo è quello che chiediamo.